essere buono e di diventare cattivo, insomma, in realtà. E poi c'è un pezzo che io adoro, che è da tratto da L'Idiota di Dostoevsky, uno spettacolo che ho fatto qualche anno fa tra la prima e la seconda serie di Medico. Il principe Mishkin per me rimane uno dei personaggi più belli che ho incontrato in letteratura e quindi anche in teatro, e quindi racconto un pezzo tratto proprio dall'Idiota di Dostoevsky. C'è anche un bellissimo discorso di un capo indiano che nel 1850, accettando di vendere la terra ai bianchi, all'uomo bianco, diceva: noi accettiamo di vendervela anche perché sennò ve la prendete coi fucili. E già questa è la prima considerazione che la diceva lunga. Però non capisco perché voi vogliate comprare, perché non si può comprare il vento, l'aria, le piante, gli alberi. Insomma, faceva tutto un discorso su come invece doveva essere trattata la natura con rispetto, mentre invece l'uomo bianco era abituato a depredarla, considerarla una terra di conquista e non una sorella. E queste parole piuttosto profetiche, se consideriamo il fatto che lui ogni tanto intercalava dicendo: ma io forse sono un selvaggio, certe cose non le capisco. E probabilmente invece lui nell'850 aveva capito molto di più di quanto non avessero capito i suoi, diciamo, coetanei bianchi dell'epoca. Insomma, no, uno spettacolo che ovviamente in tutto ciò c'è anche un bravissimo attore musicista, Bob Mezzini, che suonerà chitarra e pianoforte, qualche cosetta al pianoforte la farò anch'io, e c'erano delle canzoni che canterò, nel senso mi cimento anche in quello, visto che è uno spettacolo in cui, insomma, sono da solo insieme a lui, posso divertirmi e fare più di una cosa. Chiaramente tutto visto con ironia, però vorrei che ci fosse anche ironia, divertimento e riflessione anche insieme, c'è un miscuglio di queste cose. In realtà il teatro, quando sappiamo che a me piace di più, è quello che riesce in qualche modo a intrattenere, divertire, ma anche un po' a colpire delle cose, anche dei sentimenti e delle emozioni importanti. Spettacolo, veramente. Allora, andrò a Pistoia e poi a Torino in giro e poi inizio le riprese di Medico, quindi dovrò interrompere lo spettacolo e riprenderlo per la prossima stagione. Benissimo, noi la ringraziamo per la grazie a voi. Prego. Salve, sono Stefania Malotti del Mattino. Lei ha interpretato personaggi straordinari come Rosario Livatino, come Don Zeno, e nell'immedesimazione nella loro vita quanto ha sofferto, perché anche guardandola in TV si vedeva che la sua partecipazione alle riprese era veramente molto sincera, come se lei sentisse profondamente le vicende umane di quelle persone che poi dovrebbero essere ancora un esempio tutt'oggi del terzo millennio. Grazie. Grazie della domanda, sia per il riferimento a Rosario Livatino, appunto il film Il giudice ragazzino, che per me è stato uno dei film per il cinema più importanti, oltre ai premi, ma proprio per l'emozione che mi ha dato interpretare Rosario. Ma c'è una strana alchimia quando tu hai un personaggio che è realmente esistito, ti avvicini in un certo modo perché hai paura anche di mostrare certe suscettibilità, perché i genitori erano ancora vivi, insomma, sempre molto difficile, no? Dover dire delle cose che poi raccontare e interpretare una persona. Chiaramente io ho cercato di prendere l'essenza, appunto quello che credevo fosse l'essenza di Rosario, e mi pare, insomma, che per giudizio anche di chi l'ha conosciuto avessi colto nel segno. E quindi questo è un lavoro sempre un po' faticoso, perché comunque ti devi avvicinare a devi vestire altri panni. Quindi io ricordo ancora le prove che facevo nell'albergo di Agrigento prima di iniziare le riprese. La prima cosa che feci fu andare con la macchina nel luogo dove è stato ammazzato Livatino, c'è una targa di fronte, e sai, anche perché c'è una suggestione, pensare che quel giovane giudice, scappando in una scarpata così, correndo a perdifiato, questi con la moto lo rincorrono, gli sparano, lo seguono e poi lo finiscono. E tra l'altro nel film non c'è quello che è successo veramente, nel senso nella storia vera
questo Livatino disse: ma perché proprio io? E questo gli disse: tieni pezzo di merda, e gli sparò. Questa frase, queste due frasi non ci sono nel film, perché questa è la differenza anche tra realtà e finzione, perché nella finzione non c'era bisogno di queste frasi, ovviamente, mentre nella realtà quello che accade è diverso, perché la realtà ha un sapore totalmente diverso, non puoi mai pensare di riproporla così com'è, devi comunque reinterpretarla, e spesso reinterpretandola riesci a restituire tanto. Faccio un esempio banale, ma non so, il Gattopardo, Bud Lancaster, cosa aveva del siciliano, diciamo, no? Da un certo, però è perfetto, sembra veramente che abbia sempre vissuto in Sicilia, negli sguardi, nel modo di guardare le persone. Quindi c'è una reinterpretazione che aiuta molto, e questo sicuramente è il lavoro che l'attore deve fare, quindi studiare il personaggio, capire come, intuire anche com'è. E nel caso di Don Zeno c'era anche il problema che è un personaggio sanguigno della bassa modenese, di Carpi, per cui insomma era anche un personaggio molto forte, e la difficoltà era quella di avvicinarmi a un mondo che non conoscevo. Abituato, come sono abituato, io sono nato a Roma, ma mia mamma è di Napoli, mio papà è di Fondi, insomma sono tutto un po' meridionale, l'idea di avere una pianura che si stendeva per chilometri, no, tutto senza montagne, ma a furia di stare lì devo dire che anche a me ha esercitato anche un grosso fascino questo paesaggio così, no, con la nebbia, al mattino quando la macchina mi veniva a prendere per portarmi sul set. E quindi sai, è un percorso di avvicinamento che fai verso i personaggi. Chiaramente la fortuna è avere personaggi di questo spessore, allora a quel punto diventa tutto più semplice, perché tutto più complicato, perché comunque lo sforzo è molto, però hai comunque materiale, hai una forza. Tante volte ci troviamo nel cinema, nella televisione, con personaggi un po' esili e un po' fragili a cui devi mettere qualcosa, e non sempre ci riesce.